Buongiorno a tutti. Voi avete le diapositive. Ho cercato di fare delle diapositive abbastanza chiare. Nel mio discorso, anche perché sono poco abituato a seguire per le diapositive, mi piace più un attimino parlare a braccio. Per cui esploderò i concetti che ci sono. Probabilmente non lo troverete nell'ordine poi delle diapositive, però va bene, i concetti principali li avete lì, ok? Dunque, premesse, quello che noi abbiamo attivato con la delibera 1011 si toglie? Quello che noi abbiamo attivato con la delibera 1011 e successivamente con la 1195, che hanno una stretta integrazione, infatti io sulla 1195 richiamerò molti concetti che sono integrati con la 1011. Poi su alcuni aspetti della 1011, specialmente quell'aspetto che io chiamo innovativo, quello del fondo della solidarietà, che posso anche accennare, ma è quello che è scritto nella diapositiva, probabilmente lo affronterete domani in una maniera un po' più approfondita con il dottor Santarelli, che poi anche lui ha curato questo atto. Dicevo, prima cosa, c'è qualche medico in sala? Poi vi spiego perché. Nessun medico. Perché necessariamente alcuni concetti che vi dirò li devo correlare a dei concetti clinici in modo molto semplice. Male, ci sei solo tu. Oddio, che responsabilità. In modo molto semplice, quindi sicuramente mi capirete. Però, visto che non c'è nessun medico in sala, dovete fidare di me. Quello che dico, quindi al vostro buon cuore. Questo percorso è un percorso che praticamente in tutte le regioni del centro nord li hanno fatte dal 2005 al 2010-2011, tutte le regioni del centro nord, con similari a questo, assolutamente similari a questo, e vi spiego anche perché. Le regioni del sud lo stanno facendo, chi l'ha già fatto lo stanno facendo, perché erano, come sapete, tutte regioni commissariate e sono state obbligate dalla loro condizione amministrativa a fare questo tipo di atti. Correlo subito un primo concetto tra la 1011 e la 1195. La delibera 1195, che è l'applicazione da un punto di vista amministrativo del DPCM 29 novembre 2001, ci deriva da un obbligo di adempimento verso il Ministero della Salute. Voi sapete che il Ministero per la Salute ogni anno fa gli esami alle regioni attraverso gli adempimenti e ogni anno manda verso marzo, inizi di aprile, lo schema con cui dobbiamo certificare di aver adempiuto alle cose che lui ci chiede per l'anno ovviamente precedente, cioè ad aprile del 2013 ci è arrivato lo schema relativamente all'anno 2012. In questo schema, e questo per tutte le regioni in modo indifferenziato, c'era presentare atto deliberativo sull'applicazione
del DPCM 29 novembre 2001. Quindi volevano da ogni regione la delibera di giunta dell'applicazione del DPCM 29 novembre 2001. E continuava il secondo capoverso: nel caso la tua deliberazione, il tuo atto non è in linea con il decreto, noi ti diciamo dove hai sbagliato e entro dicembre del 2013 devi adottare l'atto correttivo e ce lo devi inviare. Voi sapete che sugli adempimenti il Ministero trattiene una quota di trasferimento del 3% del Fondo Sanitario Nazionale. E solamente dopo aver certificato tutti gli adempimenti trasferisce o meno quest'ultima quota, che comunque è significativa. Sono diverse decine di milioni di euro per la Regione Marche che sono in discussione con gli adempimenti. Ora, il DPCM 29 novembre 2001, all'allegato 1C, nella fattispecie, dà i concetti di intensità assistenziale. Mi ricollego a quello che diceva Stefano: alto, medio, basso. Ok? Stefano diceva alto, medio, basso. Cos'è alto, medio, basso nel DPCM 29 novembre 2001? Alto uguale intensivo, medio uguale estensivo, basso uguale lunga assistenza barra mantenimento barra socio riabilitativo. Quel terzo livello è il terzo livello che va anche a compartecipazione. Quindi il pagamento di quelle prestazioni sono soggette ad una quota di compartecipazione da parte dell'utente barra comune. Ancora un altro concetto, quindi già sto entrando nel concetto clinico che vi dicevo prima. Intensivo, estensivo, lunga assistenza, mantenimento è correlato clinicamente a diversi livelli di intensità assistenziale da produrre sull'ammalato, sul residente, ammalato, paziente, perché mi accusano che ho detto paziente nell'atto della 10-11, perdonate, sono un medico e fra noi medici, con il nuovo codice che ha presentato la nostra federazione nazionale, ci sono le due scuole di pensiero, perché c'è la scuola di pensiero di Bianco che ha trasformato paziente in persona assistita e altri che invece vogliono conservare paziente. Ritengo che se noi dobbiamo disquisire su questi termini tra paziente o persona assistita ci stiamo allontanando un pochettino dai veri problemi. Quindi non mi voglio formalizzare troppo sui termini. Quindi questo concetto è un concetto quantitativo, cioè quanta assistenza viene prestata nel livello intensivo, estensivo e di lunga assistenza e mantenimento, ovviamente con un gradiente scalare, e poi bisogna trovare un'unità di misura di questa quantità. Qual è l'unità di misura che chiede il Ministero? Minuti di assistenza, DIE per figura professionale, per paziente. Questo è il termine di misura che il Ministero chiede. Quindi, se mi sono ben spiegato,
per adottare l'atto obbligatorio sul recepimento del DPCM 29 novembre 2001, il collega Santarelli doveva avere un discrimine fondamentale. Dove finisce l'estensività a totale carico sanitario? Dove comincia il livello lunga assistenza, mantenimento, socio-riabilitativo, che sono i livelli a compartecipazione? E questo discrimine può essere solo un discrimine quantitativo che deriva da un concetto clinico correlato ad una quantità di assistenza da prestare nei vari livelli. Ancora, questo è da chiarire bene, c'è anche, oltre un concetto di intensità assistenziale nell'alto, medio, basso, intensità e estensività, ma c'è anche un concetto temporale. L'intensità può avere una durata massima di X, l'estensività può avere una durata massima di Y, la lunga assistenza, mantenimento, socio-riabilitativo può avere una durata illimitata. Questo per chiarire, anche perché dopo 60 giorni noi abbiamo mutuato comunque il criterio della vecchia 704, non so se ci avete fatto caso, no? Sulla delibera 1011, quando si parla di compartecipazione dell'RSA, che è il concetto temporale che discende comunque dalle linee guida del Ministero sottoscritte con i sindacati nel 1991, non so se avete presente quel documento, che seppur non è stato adottato con legge è stato ufficialmente emanato, che diceva linee guida sull'organizzazione delle RSA, residenze sanitarie assistenziali. Questa è un'altra cosa importante: residenza sanitaria assistenziale, non residenza sanitaria anziani, residenza sanitaria assistenziale. Diceva che dopo 60 giorni si è soggetti alla compartecipazione. 90? 90. All'inizio diceva 90, dopo. Quel documento del 91? 90, sì. Io ricordavo 60. Dopo la regione la riportava 60 dopo un po' di anni. Io ricordavo 60, però per la verità, se voi vi ho detto prima, fate caso, noi abbiamo conservato il criterio della 704. Che, se ricordate bene cosa diceva la 704, 60 giorni rinnovabili anche a valutazione dell'unità valutativa per altri 60. Ok? Detto questo, a me interessava far capire che l'estensività, oltre che avere un significato di quantità assistenziale da prestare, è anche un concetto temporale, così come l'intensività, così come socio riabilitativo, lunga assistenza e mantenimento. Per cui la 1011, a prescindere che detta dei criteri organizzativi di cui adesso vi parlo, era il passo ineludibile, indispensabile per fare la 1195, che se no non si poteva adottare, perché non dava la divisione tra intensivo, estensivo e quello che c'è sotto. Ora, veniamo alla 1011. La 1011, come si legge nell'atto, qual è stato il principio ispiratore della 1011 da un punto di vista organizzativo, ma anche nei numeri? Quell'atto che ha richiamato anche prima Stefano e su cui tutte le regioni che hanno fatto un atto simile alla 1011, tutte le regioni si sono richiamate a quell'atto, che è il documento ufficialmente approvato dalla Commissione LEA nel 2007 del gruppo di lavoro
sul residenziale e semi residenziale. Peraltro è vero che non è stato adottato con legge, perché come voi sapete faceva parte di quel del socio sanitario, parte residenziale e semi residenziale dei nuovi LEA turco, che poi è stato, come dire, bloccato. Ma quell'atto, comunque quell'atto approvato dalla commissione LEA nel 2007, è citato in altre leggi, tra cui l'ultima, la legge istitutiva del FAR, il flusso informativo per l'assistenza residenziale, in quanto, e in quell'atto, quel documento LEA del 2007, in cui vengono stabiliti e vengono codificati con un codice che è riportato nella delibera 1011, i vari livelli di assistenza. Perché il Ministero voleva fare quell'atto, poi si è fermato, ma tutte le regioni poi lo fanno, e il Ministero negli ultimi 2 anni ce lo sta richiamando? Perché quando si deve programmare, perché noi, non solo la regione programma, come devo impiegare delle risorse per quale tipo di assistenza, quello che fa la regione rispetto ai propri territori è una matriosca, lo fa il Ministero rispetto a tutte le altre regioni. Se voi vedete l'ultimo atto, questo sta per essere adottato come conferenza Stato-Regioni sul semiresidenziale e residenziale per l'area psichiatrica, c'è da parte del Ministero una affermazione di principio, ve la dico così, nella sostanza: noi non ci capiamo più niente. Perché? Perché quando siamo andati a capire, a rilevare come le regioni hanno organizzato l'assistenza residenziale e semiresidenziale per la salute mentale, abbiamo trovato una eterogeneità così vasta che noi non abbiamo la possibilità di leggere come le regioni vanno ad impiegare i soldi in questo ambito. Cosa che ovviamente era quello che voleva, quando c'era la Turco, voleva, come dire, omogeneizzare questa assistenza, anche perché è fondamentale. Perché noi dobbiamo rendere leggibile il sistema. Oggi il sistema, per le regioni che hanno cominciato anche nel 2005, noi stiamo facendo quello che hanno fatto altre regioni, siamo un po' fra le ultime, ma lo stiamo facendo, un percorso normale di rendere leggibile, intellegibile il sistema, perché noi dobbiamo chiamare gli stessi bisogni con lo stesso nome. Dobbiamo dare agli stessi bisogni la stessa quantità di assistenza. E nel caso questi bisogni vengano soddisfatti in una struttura privata accreditata, li dobbiamo acquisire ad un prezzo più o meno omogeneo. Per cui noi primariamente dobbiamo sapere cosa comprare, perché programmare, alla fine, questa parolona programmare, che cos'è? Qual è la sostanza della programmazione? Io devo prevedere quanto più precisamente possibile, anche se non può essere mai al millesimo, quello che devo fare in termini qualitativi e quantitativi, cioè quanto ne devo fare di cosa, e mettere vicino le risorse necessarie per fare quella roba lì. Se no non c'è programmazione. Perché questo è il senso. Però per fare questo ho bisogno di sapere che chiamo quelle cose con lo stesso nome. Ad ogni oggetto assistenziale dico quanta quantità di assistenza deve andarci, e ovviamente devo definire una tariffa che deve essere abbastanza omogenea,
possibile da fare delle tariffe perfettamente replicabili, perché come voi sapete la tariffa deriva non solo da una problematica di quantità assistenziale, cioè quanto personale di assistenza diretta, cioè quel che mettono le mani sulla persona assistita barra paziente, ma anche tutto un altro resto del mondo gestionale, che è altro personale amministrativo, costi generali, beni e servizi, bla, ammortamenti, bla 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 bla. Quindi difficilmente, dato che il vero costo gestionale è molto legato all'assetto organizzativo di ogni singola struttura, quindi difficile che all'euro la tariffa può essere la stessa, ma bisogna portarla ad una fascia, come dire, di omogeneità su cui ci si può un attimino, come dire, muovere per definire poi un prezzo giusto.